Cadavo chiama Danilo e digli che sei della redazione di Uomini e Donne. L'abbiamo chiamato ieri ma non ci ha risposto Danilo, non ci ha risposto. È quello di, che ha scritto Uomini e Donne, capito? E sì, l'hanno chiamato ma poi non l'hanno ricontattato, quindi non adesso io lo chiamo e dici guarda non sei abbastanza bello, mi dispiace. Certo. Sei un po' bruttino, cioè, adesso lo chiamo e lo insulto, vediamo come va a finire. Va bene, ma stai facendo dei versi stranissimi che... Ah sì, no, sono tutto intoppato, Andrea. Lo so, l'umidità, è l'umidità. Tu dovresti veramente girare con un deumidificatore in tasca, non... Sì. Allora, fammi... No, non mi fa sbagliare il numero, per favore, 3, 2, 6... ok. Allora, lui ha fatto domanda, come si chiama questo ragazzo? Chiama Danilo, Costa, si chiama Danilo Costa. Uomini e Donne, io sono della redazione di Uomini e Donne. Attenzione, attenzione, vediamo se ci risponde. Pronto, redazione di Uomini e Donne, buongiorno, signor Danilo... Pronto? Signor Danilo Costa cercavamo. Sì, mi dica. La redazione di Uomini e Donne, buongiorno. Sì. Sì, buongiorno. Sento rumore, vuole che la richiami? No, no, mi dica. No, niente, perché allora. Allora, ci sarebbe la possibilità di partecipare alla trasmissione quando riprenderà, insomma, a settembre. Sì. Lei è ancora disponibile? Sì, sì, sarei interessato. Ok, pronto? Sento rumori. Sento rumore. No, no, mi dica, mi dica. No, niente. Allora, ci sarebbe la possibilità di partecipare alla trasmissione a settembre, quindi c'è da fare un mini provino. Sì. Lei è disponibile quando? Quale, mi dica lei, non so, io mi organizzo, non c'è problema. Ok, giusto per un attimo solo, se mi segno due cose al volo. C'è il suo curriculum qui che ci ha mandato, ma volevamo aggiornare un po' la scheda. Allora, lei quanto è alto? 1,80. 1,80, peso, grosso modo? Fisico? No, peso, sì, peso. Ah, peso 80 kg. 80 kg, 1,80, 80 kg. Ah, ha preso qualche chilo allora, ultimamente? No, no. È più che altro in palestra, diciamo. Ah, in palestra, quindi è muscoloso, insomma, è muscoloso. Ah, è muscoloso, è una parola grossa, sì, però in okay, forma. Ok, vedo tanti tatuaggi qui, sì, sì. Sì, e sono molti di più adesso. Ok, quindi magari se ci può mandare poi una foto aggiornata del tatuaggio. Ha tatuaggi sul collo, in faccia, cose del genere? No, no, in faccia no, sul faccia collo no. Sì. Ok, sul collo sì, perfetto. Allora, ok. È fidanzato? No, al momento no. Quindi è single? Sì. Ok, single. Ha avuto una storia travagliata ultimamente? Sì, nell'ultimo anno sì, ho avuto una storia, però niente di importante. Niente, diciamo, di importante, ma volendo può, diciamo, raccontare questa storia come una storia travagliata o è una storia finita bene, insomma? No, no, vabbè, sì, potrei raccontarla come... Cioè, insomma, diciamo, che una storia un po' macchinosa, insomma, che lei questa l'ha tradito, sì, per dire, non... Sì, sì, sì. Quindi potrebbe dirlo, perfetto. Va benissimo. Ok, allora, l'ultima cosa. Sì, allora, sì. Lei è disposto a farsi un tatuaggio ulteriore? Sì, sì, non c'è problema. In diretta, però, in diretta. In diretta. Sì, sì. Sì, ok, oh, perfetto. No, perché praticamente facciamo questa prova in diretta, se avrà preso, insomma, no? E quindi se c'è un piccolo spazio sul collo, piccolo, con la faccia di Maria. Di? Maria De Filippi. Che sta dicendo? Ma piccola, la faccetta piccola, c'è, cioè, una gag che facciamo per il nuovo anno della trasmissione. Ma cosa? Ma finto? No, finto, vero? Ma che vero, no? No, no, no. Niente, neanche la Tina? La faccia della Tina? No, no. Gianni Sperti, Gianni. La faccia di Gianni vuole? Gianni Sperti. Gianni Sperti, no. No. Niente, allora. Allora, purtroppo era una cosa imprescindibile questa, quindi imprescindibile. Non, quindi non è di, ma piccolo, parliamo di 2 cm², la faccetta della Maria proprio. No, 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 guardi, è uno scherzo questo, perché non può essere. Fratello,
È uno scherzo che ti ha fatto il tuo amico, bastardo. Chi è il mio amico? Aspetta, non si è firmato. Comunque, aspetta che gli chiedo come si chiama. Aspetta. Luca. Ah, è lì vicino il tuo amico. L'avevo mandato veramente io. Senti, ma la faccia di Maria perché non te la vuoi fare? Fammi capire, cioè. Cosa devo fare con la faccia di Maria? Ma sulla schiena la bella faccia di Gianni Sperti, no? No. È finita la tua carriera. È finita la carriera, mi dispiace. Oh, te mando un abbraccio, vi mando un abbraccio a tutti. Ciao raga. Ciao. Oh, se ci vuoi ripensare, dimmelo, chiamami. Sì. No, erano lì gli amici, i complottisti erano là attaccati, capito? Su Studio Più.